Pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar di ANCIMP, l'Associazione Nazionale dei Consulenti d'Impresa. Oggi è un tema particolarmente interessante e infatti vedo una folta platea. Parliamo appunto di LinkedIn e questo sta a dimostrare di come questo social indirizzato ai professionisti e alle imprese riscuote ancora grande interesse e a mio parere riscuote ancora una visione di grande opportunità per chi fa il nostro lavoro. Permettetemi di ringraziare ognuno di voi naturalmente per questa partecipazione. Ringrazio il professor Marco Ardenzi, presidente del nostro comitato scientifico, per la sua disponibilità a presiedere appunto questo evento e ringrazio i dottori Matteo Mirabella e Stefano De Gubellis per averci dato disponibilità a parlarci delle opportunità appunto di LinkedIn e come sfruttare questo social. Sono due esperti e sono convinto che ci daranno una serie di indicazioni, serie di notizie, informazioni per poter avere un utilizzo ottimale di questo strumento ormai arciconosciuto un po' da tutti i professionisti e dalle imprese, ma forse non ottimamente utilizzato come dovrebbe. Vi ricordo che tra le altre cose è appena uscita anche la nostra rivista Consulenti e Imprese, il nostro magazine mensile, che viene pubblicato proprio in prima battuta in edizione digitale su LinkedIn e poi naturalmente viene inviato in circa 45.000 copie digitali ed è letto moltissimo proprio da professionisti e da imprese. Grazie ancora, vi ricordo piccola notizia tecnica, che questo evento dà diritto all'attestato di partecipazione che però deve essere richiesto con una email all'indirizzo segreteria@ancimp.it. Quindi tutti coloro che desiderano avere l'attestato di partecipazione devono semplicemente mandare un'email con loro nome e cognome all'indirizzo che vi ho appena detto. Naturalmente viene fatto semplicemente un controllo di partecipazione visto che è tracciata la presenza e nell'arco di 4-5 giorni compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'attestato verrà inviato sulle mail. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Bene, un bel argomento anche oggi per ANCIMP. I social network hanno permeato la nostra vita privata ormai in maniera sempre più intensa negli anni, ma già da tempo anche il mondo professionale, in particolar modo con LinkedIn, che è proprio il social network oggetto del nostro incontro, è entrata a pieno titolo anche nel mondo professionale. Le indagini ci dicono, le ricerche ci dicono che anche nel B2B, quindi i buyer professionisti utilizzano i social network per raccogliere informazioni, per acquisire informazioni su chi si presenterà da loro, e pertanto la necessità di utilizzarli proficuamente sia per la nostra presenza in rete sia per la ricerca
le opportunità è diventata sempre più pressante. Diciamo che in linea di massima non è più una scelta, nel senso che siamo nella necessità di utilizzare questo strumento perché i nostri interlocutori lo utilizzano. Stefano De Cubellis e Matteo Mirabella ci daranno adesso delle preziosissime indicazioni su come utilizzare al meglio questo strumento, proprio immagino nell'ambito professionale. Prego, non so chi di voi inizia. Grazie, grazie a tutti, è veramente un grande piacere essere qui con voi oggi e poter condividere quella che è stata la nostra esperienza come azienda che fa consulenza legata al mondo delle vendite B2B a LinkedIn, che abbiamo sviluppato in 2 anni di attività e oltre 30.000 euro di consulenze internazionali acquisite per andare a sviluppare, testare e riportare i modelli che meglio stanno funzionando in USA, Canada, Olanda e in Italia. Nel confronto che avremo oggi, ci piace molto parlare di confronto perché poi alla fine vorremmo anche darvi spazio per raccogliere curiosità, domande e andare oltre quello che abbiamo preparato. In accordo con Ancimp abbiamo deciso di dare un taglio molto pratico al webinar, parlando proprio di quali sono le migliori tecniche per andare in maniera pratica a sviluppare business su LinkedIn. Prima di entrare però nel discorso della pratica, che vedremo molto in maniera accurata, è importante allinearci su alcune basi teoriche che spesso sono non ben comprese dalla maggior parte delle persone che si approcciano al mondo della vendita e della vendita online. Vi condivido lo schermo, abbiamo preparato delle slide. Mi confermate che vedete il mio schermo? Sì, grazie. Grazie. Ok. Andiamo a parlare di darwinismo commerciale, quindi come sta evolvendo il mondo delle vendite e come utilizzare LinkedIn per andare a sviluppare business. Parliamo di questo. NTPSC, risolvi l'ordine. Che cosa vuol dire? Questo è un concetto teorizzato da Aaron Ross, un grandissimo del mondo della vendita B2B, che ha scritto un bestseller davvero interessante, si chiama From Impossible to Inevitable, e anche da poi ripreso da altre persone di grande successo come Nick Osmin, il fondatore dell'azienda Sales Process, salesprocess.io. Andiamo a vedere che cosa vuol dire NTPSC. Questo vuol dire che vendere è considerato un discorso sistemico e non solo il ruolo delle vendite, ma è il ruolo proprio dell'impresa. L'attività che noi creiamo nasce per andare a vendere. Il business quindi è funzione di queste 5 variabili, ovvero della nicchia, uno specifico gruppo di persone con degli specifici problemi, quindi con delle caratteristiche che lo accomunano, la trasformazione, ovvero quello che vogliono ottenere, il pricing, il prezzo che sono disposti a pagare, la soluzione che noi gli offriamo per ottenere questa trasformazione al pricing definito, e infine il canale di distribuzione utilizzato per portare la soluzione nelle mani dei nostri potenziali clienti. Perché queste variabili sono una funzione dell'altra e ognuna è funzione delle variabili precedenti, ma non delle successive? Perché il modo giusto per andare a creare un'impresa, un'attività che veramente sia performante dal punto di vista dello sviluppo business, deve essere fatto in quest'ordine qui, ovvero: prima individuiamo una nicchia, quindi scegliamo una nicchia, la studiamo e oggi vedremo molto molto bene qual è il modo migliore per andare in maniera pratica a studiare una nicchia. Spesso ci dicono no, io la nicchia la conosco. Non è vero, solo la nicchia conosce se stesso, solo il mercato ci può dire effettivamente quali sono i suoi bisogni. Quindi studiare una nicchia vuol dire individuare la trasformazione che questa nicchia sta cercando e non una trasformazione qualsiasi, ma la trasformazione che loro hanno bisogno, di cui loro hanno bisogno in maniera urgente, in maniera prioritaria. A quel punto potremo definire il pricing e potremo andare a costruire, questo è il ruolo del professionista, dell'imprenditore, una soluzione che ci dia, che intanto deliveri, quindi consegni la trasformazione promessa, ma soprattutto che sia profittevole e quindi ci dia modo di costruire un business. A quel punto avremo molta facilità nel trovare il canale. Perché è così
semplice ma molto potente questo concetto, perché spesso quello che succede in Italia e in tutto il mondo è che le persone o vendono quello che sanno fare o trovano qualcosa che per caso si riesce a vendere e quindi si buttano subito sul canale per cercare di capire come venderlo in maniera più rapida possibile. In realtà andare ad ordinare tutte queste variabili ci permette nel medio e lungo periodo di avere delle crescite molto, molto più importanti e veloci. Andiamo in ogni singola variabile nel dettaglio. Quindi, che cos'è una nicchia? La nicchia è un gruppo ultra specifico di persone che si trovano in una specifica circostanza e che hanno uno specifico problema. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia siamo abituati a vendere un pochino a tutti. I grandi delle teorie del posizionamento, del branding a livello mondiale ci dicono che noi dobbiamo essere i leader di settore. Adesso essere leader di settore non è sempre possibile, soprattutto in un mercato molto frammentato come quello italiano. Quindi con l'avvento del web, dei social, delle possibilità di andare a targetizzare, quindi a definire in maniera chirurgica chi sono l'obiettivo, quindi i miei potenziali clienti, si sono evolute delle nuove teorie di posizionamento e quella più performante al giorno d'oggi è quella del niche down. Che cosa vuol dire niche down? Niche down vuol dire diventare l'unica o la migliore opzione per risolvere un problema urgente, perché abbiamo molta più facilità nel vendere, per un gruppo specifico di persone. Quali sono i vantaggi nel selezionare una nicchia specifica? Che avremo una soluzione migliore, perché tarata effettivamente la conosceremo meglio e sapremo sempre meglio fare il nostro lavoro e deliberare la trasformazione. Avremo più attenzione da parte dei prospect. Un conto è che io mi presento come esperto di LinkedIn. Un conto è che io mi presento come esperto di LinkedIn per aziende di servizi B2B. E un conto è che io mi presento come esperto di LinkedIn per aziende che fanno consulenza, per aziende che si muovono nel mondo IT. A quel punto io conosco molto bene non solo il mio mercato, ma anche quello dei miei prospect e quindi ricevo molta più attenzione. E questo è anche dimostrato dai risultati che abbiamo ottenuto mano a mano nel tempo andando a trovare una nicchia, delle nicchie sempre più specifiche. Avremo dei case study migliori, perché avremo dei case study che sono vicini a quelli della nicchia che stiamo andando ad aggredire. Il processo di vendita convertirà di più, perché tutto ciò che noi impariamo da ogni singola vendita può essere riutilizzato per ottimizzare il nostro processo di vendita sulla stessa nicchia e soprattutto avremo la possibilità di fare una targetizzazione davvero chirurgica e questo è molto importante quando arriviamo nel mondo dei social. Come si fa per non perdere opportunità? Aggredire una nicchia non vuol dire lasciare un'opportunità su tutto il resto del mercato, vuol dire andare su una nicchia alla volta, perché è molto più difficile diventare la migliore opzione per diverse nicchie contemporaneamente. Quindi per riuscire con un processo di outbound, ovvero vuol dire di contatto diretto con i nostri potenziali clienti, è molto importante concentrarsi un passo alla volta e passare poi dalla nicchia 1 alla nicchia 1 più 2 alla nicchia 1 più 2 più 3, quindi andare aggiungendo nicchie nel momento in cui andiamo ad esaurimento con la nicchia. Quindi quando posso cambiare nicchia? Quando avrai terminato con la nicchia attuale e posso concentrarmi su più nicchie insieme? Chiaramente se hai una squadra di commerciali puoi andare a destinare ogni commerciale su una specifica nicchia, ma altrimenti no, conviene imparare il più possibile una nicchia alla volta. Quando, questo è un consiglio molto utile, quando sarà il momento di cambiare nicchia, l'idea è quella di non cambiarla radicalmente, ma invece di spostare leggermente l'angolo, quindi trovare delle nicchie adiacenti in modo da poter sfruttare al massimo l'informazione e i processi che abbiamo già creato per la nicchia precedente. Come faccio a sapere su quale nicchia concentrarmi? Noi abbiamo individuato di solito due variabili che sono molto performanti, ovvero alti profitti, quindi una nicchia dove noi abbiamo la possibilità di lavorare bene e di fare delle marginalità importanti, ma soprattutto dove abbiamo i migliori casi studio. Quindi, avendo già anni di attività magari alle spalle e esperienza, possiamo andare ad individuare dove abbiamo i migliori case study e quindi iniziare già con una credibilità molto alta in quella nicchia. Quali sono gli elementi fondamentali per una nicchia? E poi vediamo un file molto molto interessante che scende nel dettaglio.
l'area geografica, il settore, il ruolo della persona, differente a parlare con l'imprenditore, il direttore commerciale o il direttore operativo, magari le dimensioni, il fatturato dell'azienda, il numero di collaboratori, soprattutto poi gli elementi meno oggettivi, ovvero la situazione attuale. Qual è la situazione attuale? Qual è la difficoltà? Qual è il momento in cui questa azienda si trova? È il momento in cui vuole crescere? È il momento in cui sta riorganizzando internamente le attività? È il momento... E soprattutto qual è la situazione desiderata? Quindi dove vogliono arrivare? Qual è questa trasformazione? E poi i problemi. Quindi perché questa persona non riesce a passare dalla situazione attuale a quella desiderata? Noi consulenti siamo sempre il veicolo che trasporta il prospect dalla situazione attuale, il cliente, a quella desiderata. Ci comprano sempre per avere questa trasformazione che riguarda loro stessi e non quanto noi siamo bravi o belli o interessanti. Un esempio di nicchia. Come dicevo prima, imprenditori del mondo IT, B2B, servizi IT e software, con almeno 10 collaboratori e almeno 500.000 euro di fatturato. La priorità numero uno è la crescita dell'azienda. Questa è la definizione di una nicchia. Adesso, queste sono le domande più frequenti che ci fanno quando parliamo di nicchia. A me piacerebbe soprattutto andarne ad illuminare un paio, ovvero... ci dicono sì, ho capito, però il mio servizio va bene per tutti. Perché ho bisogno di una nicchia? Perché il tuo servizio è per tutti in inbound. In outbound le logiche sono diverse. Che cosa vuol dire in inbound? Vuol dire che finché arriva qualcuno e ti bussa alla porta e dice guarda, io ho questo problema, mi aiuti? Chiaramente io ti aiuto, non è che ti dico di no o il mio servizio è elitario. Quando però io devo andare attivamente a bussare alla porta di qualcuno che non ha mai sentito parlare di me, beh lì le cose sono leggermente diverse, dobbiamo far piglio, soprattutto quando abbiamo la velocità dei social in cui in 3 secondi si decide se sì, se no, se rimettere il cellulare all'interno della tasca, capiamo quanto è molto importante andare a fare subito gancio, far subito presa. Come faccio a definire una nicchia? Questo, il report method, è la metodologia più efficace che abbiamo trovato fino ad oggi per andare a definire una nicchia nel migliore dei modi. Ovvero, il report method vuol dire nient'altro che fare delle interviste ai prospect, e adesso vedremo nel dettaglio come. A che cosa serve? Serve a raccogliere dei dati, serve a creare un report sui trend del mercato, serve a incuriosire questo trend, i prospect, per farli venire in call con noi e darci delle informazioni. Noi siamo una sorta di giornalisti, stiamo cercando i migliori insight, le migliori informazioni su quella nicchia, e dobbiamo essere in grado di separare quelle che non sono interessanti, che non hanno grande valore, da quelle che realmente sono succose e ci interessano. Durante l'intervista il mio consiglio è quello di andare a creare un grande rapport con i prospect, perché soprattutto loro, non essendo in un momento di trattativa, si aprono molto, entrano nel dettaglio anche su molti aspetti della loro vita personale, che poi ci torneranno davvero utili per costruire dei messaggi che veramente riescano a convertire. Tutti quelli che noi intervistiamo sono dei prospect, quindi vuol dire che quando poi noi avremo prodotto il risultato di questa intervista, potremo ricontattarli per dargli il white paper, l'articolo, il report che abbiamo creato, e quindi in quel momento attivare anche delle attività di sviluppo business. Per definire una nicchia abbiamo individuato, ci servono almeno un campione rilevante, conta le 20 unità. Quindi come faccio le interviste? Va benissimo via Zoom, va benissimo anche via telefono, comunque dove preferisce il prospect, e soprattutto è importante restare concentrati perché lì si stanno condividendo delle informazioni davvero interessanti. Ci vuole tempo, ci vuole disciplina, però abbiamo davvero le risposte del mercato. Vi faccio vedere. Questo è il report method. Questo è un file che noi abbiamo creato con le istruzioni molto molto precise. Vi avevo promesso che sarebbe stato davvero pratico. Questo è l'unico metodo che trovate oggi in Italia per andare a definire nel dettaglio una nicchia e avere queste informazioni per poi andare a costruire un'attività di sviluppo business su LinkedIn. Quindi, leggiamola insieme, è molto veloce. L'obiettivo del report method è ottenere informazioni rilevanti per decodificare la tua nicchia nel dettaglio e creare dei messaggi che risuonano fortemente con i potenziali clienti. Indice.
piano di azione, linee guida per scrivere il tuo messaggio, esempio il messaggio LinkedIn per il report method. Quindi selezioniamo i contatti dalla tua nicchia su Sales Navigator o su LinkedIn. Quindi chi mi interessa, ho definito una nicchia e la vado a cercare su LinkedIn. Ogni settimana inviamo 20 nuove richieste di contatto ai prospect. Inviamo il primo messaggio ai prospect per proporre l'intervista e vi consigliamo di bloccare uno slot a settimana, la mattina del giovedì, per andare ad incastrare tutte le call, perché così ci dedichiamo quello spazio e abbiamo chiuso. Consigli utili. Conduci almeno 20 interviste, conducile via Zoom oppure via telefono, prendi appunti e non sottovalutare, questo l'abbiamo già visto. Che cosa faccio appena il report si è concluso? Crea un report in PDF con i migliori insight e invialo ai prospect intervistati, ma soprattutto richiedi una nuova call per discutere dei risultati che hai trovato. Guardiamo come andare a chiedere proprio la richiesta di connessione. Noi facciamo così. Una richiesta di connessione su LinkedIn. Ciao Marco, sarebbe un piacere entrare a far parte della tua rete. Spero accetterai la mia richiesta di contatto. A presto. Guardate, questa è una stupidaggine, però funziona molto bene. Sarebbe un piacere entrare a far parte della tua rete. Non vorrei che tu entrassi a far parte della mia. Parliamo sempre dei prospect. Questa parte poi la vedremo nel dettaglio con Stefano tra pochissimo. Quando la richiesta viene accettata, mandiamo un primo messaggio. Ciao Marco, ti ringrazio, piacere di conoscerti. Ti scrivo perché sto creando un report anonimo per identificare i trend, i problemi comuni e le migliori soluzioni specifiche per la mia nicchia. Attualmente ho già intervistato altri, inseriamo un numero di persone intervistate e quale ruolo avevano. E ci hanno dato degli insight che potresti trovare molto interessanti. Ti andrebbe di fare una rapida intervista di 30 minuti per avere anche un tuo spunto di vista? Quando il report avrà raggiunto un numero interessante di imprese, ti mostrerò i dati analizzati. Se sei disponibile, possiamo organizzare una call e via, eccetera, eccetera. Spesso su LinkedIn le persone non ci rispondono al primo messaggio. L'importante è continuare e quindi abbiamo lasciato qui anche dei messaggi per fare follow up e tornare sempre in cima ai pensieri dei nostri prospect. Ecco, questo è un esempio di Giacomo, il nostro socio, che fa questo tipo di attività. Quando arriva il momento dell'intervista, noi abbiamo delle domande e con queste domande andiamo a vedere qual è la situazione attuale, qual è la situazione desiderata e dov'è l'origine del problema che non gli permette di arrivare dalla situazione attuale a quella desiderata. Ogni nuovo intervistato lo mettiamo nella colonna e andiamo a fare delle prime chiacchierate. Quindi raccontami un po' del tuo background e come sei arrivato qui oggi, quali sono le tue responsabilità principali in azienda, quali sono le metriche chiave nel tuo business, quali sono i principali strumenti che stai utilizzando, ti piacciono di più, se hai frustrazioni con quali sono i canali che utilizzi per sviluppare business, chiaramente perché noi andiamo ad esplorare il loro discorso dello sviluppo business. Com'è una tua giornata tipo? Come ti sembra il panorama competitivo? Quali sono i trend attuali che stai vedendo e che libri stai leggendo e hai letto recentemente? Qui noi abbiamo tutte informazioni sulla loro situazione attuale e le parole che loro utilizzano saranno le stesse identiche parole che noi andremo a riutilizzare nei nostri messaggi di approccio. Andiamo a vedere poi la situazione desiderata. Quali sono i tuoi obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Molto semplice, 36. Che cosa conta più di ogni altra cosa per te in questo momento? Qui noi andiamo a capire qual è la loro priorità. Se io provo a vendere una soluzione che risolve la quinta priorità di un imprenditore, avrò una vita difficilissima per farmi sentire, per fissare le call, la velocità della pipeline, quindi di chiusura delle trattative, sarà molto lenta, il ciclo di vendita sarà molto complesso. Se io invece vado a risolvere quella che è la loro prima priorità, la loro prima urgenza, saranno loro che verranno a cercarmi, che vorranno sentirmi, la pipeline sarà molto più veloce, il ciclo di vendita sarà molto meno complesso. Quindi qui noi andiamo a capire se effettivamente stiamo offrendo il servizio giusto o se sarà meglio lavorare su un altro tipo di servizio, di soluzione. E poi il problema, quindi andiamo a cercare di capire se hanno provato qualcosa in passato, qual è effettivamente nella loro opinione la criticità che li sta bloccando, magari la mancanza di tempo o di capacità, e quindi capiamo il problema. In questo modo noi andiamo a sviluppare una conoscenza sul mercato reale,
non quello che noi pensiamo che il mercato voglia, ma effettivamente quello che il mercato dice di volere. E questo è veramente molto, molto, molto importante. Tutti questi file poi che state vedendo, questo del report method, dove trovate il link per andare sul nostro file decodifica la tua nicchia, poi li condivideremo con Anchimp e sarà Anchimp a condividerli con voi, in modo che potrete anche andare a lavorare su queste attività. Passiamo alla seconda delle cinque variabili, quindi la trasformazione. La trasformazione vuol dire andare dalla situazione attuale alla situazione desiderata e ci serve un mezzo. Il mezzo è il servizio che i prospect acquistano. Quindi a noi di solito non ci interessa se la barca sia una barca di legno, un razzo, un paracadute. L'importante è che vogliamo andare dalla situazione attuale, dall'isola A all'isola B. Che cosa vorrebbe trovare un prospect? La via più economica, veloce e semplice per raggiungere quella trasformazione. Quindi, quando abbiamo capito la nicchia che cosa vuole, poi dovremo essere noi in grado di costruire il modo, costruire quindi la soluzione per portarli effettivamente dall'isola 1 all'isola 2. Il lavoro dell'imprenditore è quello di provvedere, è quello di fornire una trasformazione al prezzo che il mercato vuole pagare usando un meccanismo, una soluzione che generi profitti. Ecco alcuni esempi. Da 0 a 40 demo in 12 mesi con una metodologia di outbound prospecting. Da 500.000 a 1 milione in 6 mesi senza agenzie di marketing. Quindi questo poi abbiamo il claim. Che cos'è il claim? È le paroline di marketing che noi utilizziamo, il gancio, per attirare l'attenzione in prima battuta dei nostri prospect online. Di solito la trasformazione ha uno stato 1, quindi la nostra isola 1, il motivo in cui sta iniziando a pensare che vuole acquistare da noi, la situazione desiderata, quindi l'isola 2, è la situazione desiderata che il prospect ha disegnato insieme a noi, quindi ha creato, ci ha condiviso, e poi ha un lasso di tempo, ovvero quanto tempo ci vuole per realizzare questa trasformazione, perché senza un tempo definito, nella mente del prospect, del potenziale cliente, si crea un bias per il quale perde di definizione questa trasformazione, inizia ad ottenere, ad avere dei contorni un po' sfumati e quindi è meno forte. Trovata la trasformazione, andiamo a valutare pricing e soluzione. Quindi il pricing banalmente è quanto il cliente è disposto a pagare e la soluzione è il nostro meccanismo unico, quindi come deliveriamo questa trasformazione. Perché parliamo di casi studio? Perché da uno studio di Rain Group, una delle 20 aziende più quotate a livello mondiale nel mondo della vendita, soprattutto B2B, è emerso che solo il 16% dei buyer definisce, dichiara di aver chiaro l'impatto economico che le soluzioni proposte dai commerciali, dai vendor che li approcciano, avrebbero sul loro business. Quindi vuol dire che l'84% dei commerciali non riesce, di chi fa sviluppo business, non riesce a dare una chiarezza sull'impatto economico che avrà sull'azienda che sta cercando di acquisire come cliente. Quindi, di contro, il buyer non ha idea effettivamente di quanto prioritizzare quel tipo di esplorazione, quel tipo di soluzione. Che cos'è l'impatto economico? L'impatto economico è di due tipi, o è di denaro o è di tempo. Quindi può consistere in un guadagno economico o in un risparmio economico, oppure può consistere in un risparmio di tempo, che poi si riflette sempre in un discorso economico. Definire l'impatto che le nostre soluzioni hanno ci differenzia immediatamente dall'84% di tutti gli altri professionisti, commerciali, imprese che stanno cercando di sviluppare business online. E soprattutto, quando si parla con i decision maker, loro sono interessati ai numeri. Quindi se io riesco a definire subito l'impatto che ti posso deliverare, che ti posso portare, avrò molta, molta più facilità. E infine il canale. Il canale è quello che andiamo a vedere oggi nel dettaglio, ma è l'ultimo dei pensieri, perché quando io ho trovato la nicchia, so quello che vuole, so il pricing che vuole pagare e ho un meccanismo con un impatto economico definito che mi permette di deliverare quella trasformazione e di fare una marginalità, il canale
diventa poi l'ultima variabile. Chiaramente bisogna lavorarci molto. Oggi LinkedIn per sviluppare B2B è in assoluto il miglior canale che esiste. Andiamo a vedere, giusto prima di parlare poi della pratica di come andare su LinkedIn, una differenza molto importante, inbound e outbound, quindi chi ci cerca e ci bussa alla porta e chi noi andiamo a cercare in maniera attiva. Adesso, l'inbound sono tutti quei lead che arrivano spontaneamente, quindi sono caldi, hanno un problema urgente da risolvere, quindi sono più facili da chiudere e arrivano di solito da passaparola, sito web e relazioni pregresse. Questo è il 99% dei lead, quindi dei potenziali clienti, che siamo abituati, o che perlomeno le aziende, i professionisti che noi incontriamo sono abituati a gestire. L'outbound invece sono tutti quei prospect freddi che sono sul mercato e che non sarebbero in questo momento venuti a bussare alla nostra porta. Quindi ci vuole tempo per costruire fiducia e relazione con loro, ci vuole più tempo per chiudere la vendita e soprattutto non arrivano, ma siamo noi che li dobbiamo andare a prendere. Guardate, il buyer, la customer journey, quindi il modo in cui il buyer decide di acquistare un servizio, in questo caso è svolto nel 58% del suo percorso in autonomia. Quindi vuol dire che quando il buyer ha completato questa ricerca di informazioni e ha capito a chi rivolgersi, poi effettivamente si rivolge. E quindi noi lavoriamo su questa parte della customer journey in inbound. Vuol dire che stiamo lasciando sul tavolo tutta la parte più grossa di possibilità. E soprattutto guardiamo quest'altro dato. Il 74% dei buyer poi sceglie l'azienda il cui rappresentante ha fornito per primo valore e insight. Questa è una delle leggi fondamentali del marketing, che poi in Italia traduciamo in maniera molto banale, ma a me piace perché rende l'idea, ovvero chi primo arriva, occupa, si prende il mercato. Adesso andiamo a capire come riuscire a dare informazioni e insight. C'è una piccola formula fisica che dice l'energia è uguale alla forza per la distanza. Guardiamo qui. Il prospect, immaginiamo che deve fare un cammino per arrivare da freddo fino a diventare un cliente. Adesso, come facciamo a farlo diventare un cliente? Dandogli dei contenuti, quindi da traffico, quindi dove sono tutti quanti su LinkedIn, facciamo una targettizzazione, parliamo con loro, si sviluppa un interesse, facciamo dei follow up, si sviluppa l'approfondimento, quindi una demo, c'è tutto un percorso per arrivare a sviluppare business. E come facciamo? Utilizziamo webinar, articoli di blog, landing page dove ci sono le descrizioni, case study, la demo, e ogni articolo di contenuto ha della forza e sposta il prospect sempre più verso di noi. Chiaramente una cosa su cui si concentrano tutti è quella di dire quali contenuti devo andare a creare. Questo è importante. Ma soprattutto è importante, come faccio in modo che questi contenuti arrivano nelle mani dei miei prospect e che li leggano? E lì entra nel discorso poi Stefano con la nostra attività su LinkedIn. Oltre al concetto di inbound e outbound, è importante padroneggiare il concetto di funnel. Il funnel è questo che abbiamo visto prima, ovvero il nostro prospect si muove attraverso vari stadi prima di diventare il nostro cliente. Una volta che è diventato nostro cliente, noi dovremo essere bravi a fare cross-selling, upselling, a massimizzare il profitto che riusciamo a generare con questo cliente e soprattutto poi a farci fare un referral, quindi farli diventare degli ambassador. La parte importante, come nel discorso che abbiamo visto prima, è quello di andare a tenerli ingaggiati, andare ad avere sempre dei punti di contatto. Vi faccio vedere subito una lavagna virtuale, che è questa qui che abbiamo preparato. Questo è il funnel di Resalt Consulting, ovvero ci sono varie attività che possiamo fare per generare traffico, quindi advertising su Google o sui social, del contenuto organico, dell'outbound prospecting, e qui andiamo a parlare di LinkedIn e delle email, e dei referral partner, quindi dei segnalatori. Quando queste funzioni di traffico stanno funzionando bene, il lead ci lascia la mail e quindi a seconda poi da quale canale è arrivato può andare
per noi o su una call esplorativa di 15 minuti oppure su dei nostri documenti video e scritti che sono collegati poi ad un sistema di email. Da questo sistema di email, quando il prospect è più pronto, andrà o a prenotare una call con il nostro consulente o a seconda della mail, ad andare su un questionario in cui si qualifica, e quindi riusciamo ad andare a parlare solo con quei prospect che sappiamo di poter aiutare, che hanno compatibilità con quello che è il nostro modo, il nostro servizio, e che quindi possono ottenere dei risultati. E si arriva ad una demo, cliente acquisito, successo del cliente, nuovo case study che va di nuovo a rimpolpare tutto quello che è il processo. Adesso, quali sono questi canali? L'outbound prospecting è quello di cui noi parleremo oggi, quindi di LinkedIn outbound, delle email, delle chiamate a freddo 2.0, ci sono varie tecniche. Noi ci concentriamo molto sul discorso di LinkedIn perché oggi è quello che rende molto di più. E soprattutto i meccanismi che vengono utilizzati all'interno del funnel sono i contenuti, sono le landing page, sono i webinar che facciamo, sono dei video in cui spieghiamo qual è la nostra tesi d'impresa. Quindi è il discorso proprio del contenuto. Oggi si parla di demand generation. La demand generation è diversa dalla lead generation perché noi abbiamo visto che il buyer sceglie da solo. Quindi dobbiamo essere molto bravi a catturare la loro attenzione. Tutti partono da qui, da dove ci sono tanti prospect, che poi mano a mano si scremano e alcuni diventano nostri clienti. Invece è molto importante partire da qui, partire da cosa vogliamo dire a chi sta per diventare nostro cliente, e poi andiamo a costruire i contenuti che gli permettono di attirare l'attenzione, e non come fanno tutti invece, costruiscono i contenuti che attirano l'attenzione e poi dopo non hanno effettivamente la polpa, quindi si affidano alle agenzie per costruire questi, che sono bravissime, ma quando noi gli diamo un'idea molto precisa di quello che vogliamo dire, poi loro sono molto più bravi a costruire i pezzi di contenuto per attirare l'attenzione. Qui spieghiamo quello che vi ho appena detto, cioè perché iniziare dal basso, perché prima mi assicuro che ho dei meccanismi di conversione per chiudere i prospect interessati e poi dopo effettivamente sviluppo il contenuto per catturare la loro attenzione. Comunque questa parte teorica con il discorso pratico sulla nicchia, poi vi inviamo il file per riuscire a replicarlo, va sul chiudere e passiamo alla parte del corteggiamento proprio su LinkedIn, quindi di come gestire la relazione per fare risultato e generare opportunità di business. E lascio la parola a Stefano. Eccomi, grazie Matteo. Vogliamo vedere prima se qualcuno magari ha una piccola domandina per prima di passare alla parte un po' più pratica? Giusto un minuto, se qualcuno alza la mano, non so, vuole magari chiederti qualche lucidazione. Nel frattempo io colgo anche l'occasione per ringraziare Matteo, Carlo, per questa bellissima possibilità. Allora, io intanto inizio, se qualcuno magari ci ferma con una domanda, non è assolutamente un problema, anzi, è solamente un piacere. Diciamo che con Matteo abbiamo visto come costruire quella che è la nostra macchina perfetta, ovviamente, per andare a prendere quelli che sono i nostri potenziali clienti. Poi, come ha detto anche lui, tutti quelli che vengono e vogliono acquistare il nostro servizio, assolutamente che ben venga, non esiste un limite in questo senso. Ma, come dice Chris Voss, che è un ex negoziatore dell'FBI, dice che se non hai mai venduto il tuo servizio a 10 persone che hai cercato tu, vuol dire che effettivamente non conosci precisamente quello che vendi. Come però effettivamente si vanno a cercare queste persone? È quella che noi abbiamo definito l'arte del corteggiamento. L'arte del corteggiamento si suddivide in questo, diciamo, schemino, che adesso ovviamente andiamo a vedere nel dettaglio, ed è uno schema che noi abbiamo definito focus, ovvero bisogna avere focus massimo su quelli che sono gli account in lavorazione. Prendiamo un numero di account che ovviamente deve rispecchiare quelli che sono gli obiettivi che una persona vuole raggiungere attraverso l'outbound prospecting, come ci ha detto Matteo. Dopodiché andiamo a suddividerli nei vari quarter dell'anno, fino a suddividerli nell'attività mensile.
Una volta iniziati a lavorare questi account, ovviamente andiamo sempre nel dettaglio a vedere come lavorarli durante il mese e poi cosa fare effettivamente una volta che è finita la lavorazione. Il nostro consiglio è sempre quello di lavorare almeno 30 account al mese, poi ovviamente, come si dice, una delle tre P del prospecting è il perfezionismo, cioè non è importante avere una perfezione iniziale, la parte più importante sarà sempre iniziare e poi allineare il tiro in base anche a quelli che sono gli obiettivi e gli impegni. Per avere in mente un attimino cosa vuol dire avere un account di lavorazione, avere una strategia ideale, ci sono due leggi che voglio nominare del prospecting, che prospecting ovvero andare alla ricerca di clienti su LinkedIn, che sono la legge del bisogno e la legge dei 30 giorni. Questo è un po' il perché parliamo anche di 30 account mensili. La legge del bisogno è ogni volta che tu hai bisogno di qualcosa, finisci per rincorrerla per non raggiungerla mai. Questo si riflette con la legge dei 30 giorni, perché tutto ciò che fai in outbound solitamente si riflette nei 90 giorni successivi. Quindi l'attività di un mese solitamente, specialmente in un mercato B2B come il nostro, riflette nei 90 giorni successivi. E questo è il motivo per cui non bisogna, diciamo, mai abbandonare questa tipologia di attività. La parte più importante, ovviamente, è l'approccio psicologico. In che senso? Quando noi andiamo a studiare un'azienda, andiamo a decidere, andiamo alla caccia di potenziali clienti, dobbiamo tenere in mente sempre queste cinque fasi, ovvero uno studio, la richiesta di contatto, un primo approccio, un follow-up scientifico e una risposta, una proposta di confronto. La prima, che è proprio la fase dello studio, che è la parte ovviamente più importante, si suddivide in questi tre punti fondamentali, ovvero studiare l'azienda, andare quindi a visitare il sito web e la pagina LinkedIn e quindi crearsi quella che è un'idea specifica su cosa fa l'azienda che stiamo cercando di, io dico aggredire, non fatemi passare il termine anche se è un po' aggressiva come parola. Il secondo step è studiare prospect, ovvero andare a studiare quelli che sono i profili delle persone che ovviamente fanno gola con la mia attività, quindi ad esempio, non so, il CEO, l'HR manager, il direttore commerciale, oppure il proprio target di riferimento, quindi andare a capire quali sono tutte quelle attività che sta svolgendo, che svolge, per riuscire a trovare quello che è un approccio, l'approccio migliore per poi riuscire a creare il valore, creare il contatto con questa persona. Quindi il terzo step è appunto interagire con i prospect. Una volta che noi abbiamo visitato il loro profilo, siamo stati praticamente a casa loro, per quanto sia una casa virtuale, andiamo a vedere nel dettaglio cosa fa quella persona e come posso creare un gancio comune. Se ovviamente la nicchia, come ha spiegato prima Matteo, è stata identificata nel modo corretto, io quello che devo andare a fare è solamente un controllo per trovare il gancio migliore per catturare l'attenzione di quella persona, ma effettivamente so perfettamente qual è il ruolo della persona e cosa fa all'interno di quell'azienda. Poi, in base alle informazioni di rilievo che trovo sul profilo, come in questo caso di Matteo, ovviamente, trovo quello che è il miglior modo per scrivergli un messaggio. Se ad esempio ha fatto qualche pubblicazione, se ad esempio ha commentato qualcosa di rilievo, che so che ovviamente è anche un mio terreno fertile, ovviamente vado a usarlo come spunto di conversazione. E adesso vediamo nel dettaglio come. La prima fase, come abbiamo visto, è la richiesta di contatto. L'obiettivo della richiesta di contatto, ovviamente, è quello di far entrare i prospect all'interno della nostra rete. Quindi è il momento di provare quello che è il approccio. Come ha detto prima Matteo, ovviamente, uno dei migliori approcci è sempre quello più classico, ovvero far percepire all'altro che vogliamo noi entrare a far parte della sua rete, quindi continuare sempre a dar valore in maniera costante e precisa. Quindi andare ad esprimere un accordo con un suo post, far notare un particolare, oppure far notare ad esempio dei punti in comune, come ad esempio lavoriamo entrambi nel mondo delle vendite, lavoriamo entrambi nel mondo IT, quindi far trovare un punto in comune che poi è il perché dovremmo entrare in collegamento. Giustamente possono esserci anche persone poco attive su LinkedIn, nonostante abbiano un profilo, in quel caso uno delle migliori strategie è mandare sempre una nota di collegamento classica, come possiamo vederla scritta lì: ciao Francesco, sarebbe un piacere entrare nella tua rete di contatti, a presto Giacomo, in modo tale che non si va a sovraccaricare quella che è diciamo l'innalzamento di un muro per non entrare nella propria rete di contatti.
Uno dei consigli che noi diamo sempre è quello di gestire la messaggistica su Sales Navigator oppure tutta direttamente su LinkedIn. Questo è un errore dove io in primis sono caduto inizialmente, poiché gestivo parte della mia attività su Sales Navigator, parte dell'attività mia, dell'attività su LinkedIn. Ovviamente non riuscivo a tenere traccia di quello che era tutto l'attività e tutto ciò che dovevo fare successivamente, e quindi andavo a perdermi molte più opportunità di quelle che generavo. C'è un esempio, se non erro, proprio pratico di come Giacomo ha mandato delle richieste di contatto molto semplici, che ovviamente possono assolutamente essere personalizzate. Cioè, quello che noi diamo è un consiglio in base alle metriche che abbiamo studiato e analizzato, ma ogni persona è libera di tentare ovviamente la tipologia di approccio che vuole. Dopo aver mandato la richiesta di contatto, la seconda parte è quella del primo approccio. Il primo approccio è ovviamente la parte più importante, per quanto non lo sembri, perché come ha detto Matteo non c'è mai una seconda possibilità di fare una buona prima impressione. Questo è quello che dice anche Jeff Bezos, il CEO di Amazon. Così come nella vita reale esiste la regola dei 7 secondi, sui social esiste la regola del primo contatto, dove io vado a crearmi un'idea della persona che ho di fronte, e poi sarà l'idea che potenzialmente mi accompagnerà per il resto della nostra condivisione. Quindi il primo approccio deve venire fuori ovviamente il meglio di te, devi ascoltare davvero la persona che sta dall'altra parte e riuscire a parlare a lei e non a te, quindi portare tutta la conversazione sul territorio dell'altra persona, far capire il valore per lui. Impostare quindi in questo senso la relazione, e quando diciamo relazione intendiamo proprio creare quello che è un rapporto reale con quella persona e non solamente un rapporto di vendita. A me piace dire che la vendita, ovviamente nel mercato del B2B, soprattutto nel nostro settore, è un qualcosa che deve essere creata, non deve semplicemente accadere. Io non vendo a qualcuno, creo quel concetto di vendita e sono gli altri che alla fine riescono ad acquistare il mio servizio. Questo ovviamente vige nel mondo di cui stiamo parlando, ovvero quello dell'outbound, dove sono io a dover scegliere dove andare e soprattutto perché. Fare delle domande aperte è ovviamente la parte più interessante, e adesso vediamo anche come costruire un messaggio ad hoc. Infatti nel primo approccio, come possiamo vedere, puoi spostare la slide Matteo, grazie. Allora, questo diciamo che è quello che noi solitamente mandiamo dopo la richiesta di contatto, e adesso vediamo anche il nostro burger che abbiamo definito così, ovvero come andiamo a riscaldare il lead costantemente per portarlo in una chiamata di una discovery call, quindi in un primo punto di contatto. C'è sempre una parte di ringraziamento, dove ovviamente io vado a creare, a stabilire il valore e a trovare un modo per aprire la conversazione, e poi un ringraziamento è sempre la cosa migliore, anche perché ha accettato la nostra richiesta di contatto, quindi ci ha dato la possibilità di entrare in casa sua. Un fattore di personalizzazione, perché ovviamente i messaggi automatizzati, i messaggi di massa, non funzionano, perché dall'altra parte c'è una persona che percepisce il concetto di vendita, perché poi ovviamente è quello lo scopo, e quindi attiva un bias che si chiama bias della negatività, dove cerca di allontanare quella persona. È un po' quello che succede a tutti quando ci chiamano dalla Vodafone o dalla Team, no? Quando cercano di darci una promozione, attiviamo il bias della negatività, sappiamo che ci stanno vendendo qualcosa e quindi buttiamo giù la chiamata o cerchiamo una scappatoia. Questo sistema tende a non creare ovviamente questo riflesso. La relazione quindi è esprimere il proprio desiderio a voler creare una vera relazione di valore, che non rimanga solo un collegamento in più su LinkedIn, che si abbina ad una domanda aperta, che ovviamente deve portarci su un territorio comune, e ovviamente poi c'è un punto di chiusura dove si va a suscitare nel prospect la capacità, la volontà di confrontarsi con noi, oppure ovviamente di promuovere quelli che sono altri spunti di conversazione. La domanda aperta è uno degli elementi più difficili, perché ovviamente si determina dallo studio, in poche parole. Perché? Perché lo studio è praticamente quella che è la goccia che fa traboccare il vaso, ovvero se tu individui quello che è il vero punto in comune con quella persona, il vero punto che può stabilire una relazione, riesce a trasformare il semplice collegamento su LinkedIn in una proposta di call, e poi andiamo a vedere come ovviamente si porta negli step successivi.
Grazie. Allora, come faccio effettivamente io a trovare quella che è la giusta domanda? Questo è stato un nostro dubbio per effettivamente molto tempo e poi abbiamo inventato questo sistema che in inglese si chiamano trigger selling, insight selling. Sono praticamente quegli elementi specifici che rispecchiano il problema o la soluzione che la determinata persona, il determinato prospect che abbiamo deciso di aggredire, ovviamente lo coinvolgono a tal punto che ci risponde e quindi sì, noi ci siamo dati il diritto di aprire una conversazione con lui. Questo è uno degli esempi dove Giacomo, che è il founder dell'azienda, praticamente è andato a costruire un messaggio. Ciao Gaetano. Quindi la prima parte, come abbiamo visto, il ringraziamento. Ti ringrazio per aver accettato la mia richiesta di contatto e soprattutto piacere di conoscerti. Personalizzazione. Noto con piacere la tua lunga esperienza nel mondo, ovviamente, IT e nell'azienda X, soprattutto ovviamente con le competenze IT. E questo era un elemento che lui aveva scritto nel suo profilo. E ovviamente aveva messo in rilievo. Giacomo aveva capito che era un ottimo punto un'ottima pallina, ecco, da lanciargli per far sì che lui rispondesse. E quindi ha deciso di personalizzare il messaggio sotto questo punto di vista. Relazione, mi ha convinto a scriverti la tua posizione di esperienza come head of business developer. Il trend che sto vedendo in questo momento è che i commerciali sono in sovraccarico di strumenti e non hanno una metodologia chiara per sviluppare un nuovo business. Questo ovviamente è il punto di domanda in comune con lui, perché ha studiato la sua azienda, aveva già studiato la sua nicchia, aveva già mappato tutta la sua situazione interna, quindi sapeva come andare a coinvolgerlo. Parte finale della chiusura, spero di andare a confrontarti con me e ovviamente accetto anche altri spunti di conversazione. In questo modo lo stiamo portando su un terreno comune, ma al tempo stesso gli stiamo facendo capire che il nostro intento è davvero quello di creare una relazione. Se poi si andranno a creare delle sinergie di business, ovviamente è tanto di guadagnato. Quindi, come primo approccio, abbiamo visto imposta la relazione. Il primo approccio è sempre fondamentale. Comunque si sposterà la conversazione, tu devi sapere che lo stai portando su un terreno. Sul tuo terreno di business, ti stai ponendo ovviamente nei panni di un consulente perché gli hai fatto capire che conosci il suo mercato, gli hai dato modo per valorizzare quello che è la tua attività e quindi stai facendo percepire un interesse sincero da parte tua nel voler capire una situazione specifica. Se poi abbiamo fatto i dovuti studi e le dovute analisi, ovviamente noi sappiamo già a priori che siamo la miglior persona per risolvere il suo problema più urgente. Perché? Perché abbiamo fatto il giusto report method, abbiamo analizzato bene quella che è la nicchia, quindi diciamo abbiamo svolto il dovere di ricerca e di studio nel miglior modo possibile. A questo punto la parte più importante è quella di creare la propria strada per il follow-up scientifico. Questo che cosa vuol dire? Il follow-up è quando piuttosto che ovviamente abbandonare una persona, io continuo a dargli un qualcosa, quindi è visto quasi come un disturbare per l'appunto, no? Il follow-up è quando qualcuno insistentemente ti continua a chiamare, ma un follow-up scientifico invece è un sistema che riesce a coinvolgere l'utente e quindi a riscaldarlo, come ha fatto vedere prima Matteo. La forza è uguale a l'energia, scusatemi, uguale alla forza per distanza, e la forza è proprio il nostro follow-up. E il follow-up migliore è quello di valore. E piano piano, piano piano, piano piano va a riscaldare il nostro lead, va a renderlo sempre più consapevole del suo problema e della nostra soluzione e quindi a portarlo verso di noi. Molte persone definiscono sempre: no, 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 io non sono un tipo che fa follow-up. Qui ovviamente è un qualcosa di altamente sbagliato, ma basta pensare a noi stessi. Quante volte riceviamo un messaggio e solitamente come primo step o non lo leggiamo oppure magari andiamo oltre o magari ci è arrivato in un momento difficile e poi ce lo siamo dimenticati. Se quella stessa persona continuerà a darci quel valore specifico, alla fine sicuramente riuscirà nel suo intento a riscaldarmi, a portarmi sul suo territorio sul tuo terreno di gioco. Molte persone ci dicono ovviamente i prospect non mi rispondono, ma questo è uno delle più grandi obiezioni, perché quello che diciamo sempre noi è che piuttosto che lamentarsi basta porsi le domande in maniera contraria. C'è un acronimo che io dico sempre che è CHDC, ovvero che ho da guadagnarci? Se ogni volta che facciamo un confronto con qualcuno, che poniamo una domanda a qualcuno, che chiediamo qualcosa a qualcuno, se al tempo stesso ci chiediamo cosa potrebbe guadagnarci e riusciamo ad inserire questo elemento, per quanto possa sembrare un qualcosa di persuasivo, ma in realtà l'altra persona riesce sempre, la riusciamo a coinvolgere sempre maggiormente. Esatto, lui, scusa se ti interrompo Stefano, di solito
quando ci dicono i prospect non mi rispondono, andiamo ad esaminare i messaggi che mandano tra le altre variabili. E di solito sono messaggi: ciao, sono Matteo di Resal Consulting, aiuto aziende IT, ti va di sentirci per una call e vedere se posso aiutarti a sviluppare il business? E io ho parlato praticamente solo di me, quindi non ho seguito le logiche che ci hai fatto vedere tu, Stefano. Certo, esattamente. In quel momento è normalissimo il prospect dall'altra parte che c'è un muro, perché c'ha 50.000 cose da fare ogni giorno, c'ha tantissime cose da portare avanti. Ovviamente, come in ogni cosa, la maggior parte delle persone utilizzano alcuni sistemi in una maniera sbagliata, quindi piuttosto che perdere il suo tempo, preferisce darlo a chi poi gli dà il valore, per l'appunto, quindi chi crea questo sistema. Il follow-up scientifico, quindi, è definito dare valore, non disturbare. Questo perché? Perché la vendita è arte, non è assolutamente una scienza. Se fosse una scienza, ovviamente, l'avremmo già robotizzato, quantomeno meccanizzata, la facevano le applicazioni al posto nostro e noi saremmo stati a fare, ovviamente, tutt'altro. Ma è un qualcosa di puramente soggettivo, dove entrano in gioco tantissime variabili, ed è lì che un vero venditore riesce a creare la vendita, come ho detto io, piuttosto che farla semplicemente. Nei panni di chi vende, bisogna sempre indossare quello che è il cappello da consulente. Perché? Prima cosa bisogna definire quelli che sono i ruoli. Cioè, io non sono un venditore, io sono un consulente, io ho studiato Resal Consulting, io ho studiato la realtà che Matteo vive, so perfettamente quali sono i suoi problemi attuali, quali sono i migliori modi per risolverli, quindi è come se lui davvero dovesse pagarmi solamente per il valore che io gli sto dando costantemente per generare business insieme. Perché? Perché il mio processo, il mio sistema è perfettamente calzante per il suo problema. E quindi i prospect dovrebbero effettivamente pagarti. Noi non stiamo disturbando, non siamo dei disturbatori, ma se abbiamo fatto i dovuti compiti e lo dovuto studio, la vendita è l'ultimo dei problemi, ovviamente. E questo viene confermato dal fatto che la maggior parte dei prospect, quando ci rispondono ai nostri follow up, si scusano come primo, esatto, per noi e per i nostri clienti. Quindi si scusano dicendo: guarda, scusa, non, se non ti ho risposto, ho avuto un casino, un miliardo, attivano la conversazione. Esatto, perché? Perché ovviamente magari non hanno risposto per 4 volte, per tutti i motivi che abbiamo citato prima. Era un momento sbagliato, stava a cena, era in una riunione, era una giornata dove stava incazzato nero, quindi non ha utilizzato il cellulare. Insomma, possono succedere tantissime questioni, ma nel momento in cui apre quel messaggio e va a vedere tutta la serie di valore che noi abbiamo dato, finisce davvero per scusarsi. Quindi la vendita e il follow-up è dare valore. Follow-up scientifico, come si va a creare quello che è effettivamente un follow-up? Il follow-up scientifico è una metodologia che noi utilizziamo internamente in Resal Consulting con ovviamente i nostri clienti per andare a utilizzare le armi che abbiamo visto prima. Quindi come riscaldo il lead effettivamente con delle armi, ma come gliele consegno queste armi? Con un follow-up scientifico, ovvero con una serie di messaggi che poi comporranno il burger che vediamo tra poco, per continuare a fare un nurturing, ovvero per dare sempre più valore al mio contatto. Quindi è importantissimo avere uno schema preciso, ovviamente, per fare follow-up, che ti aiuterà ad aprire nuove conversazioni, ad aumentare la consapevolezza del nostro prospect. Quando dovrebbe durare un follow-up? Il follow-up scientifico può durare, diciamo, dai 15 giorni a un mese. Dipende dalle armi che abbiamo a disposizione, dipende dall'attività di business che noi abbiamo, ma dipende sempre al 100%, quindi da come viene strutturato e ovviamente dal target che noi adoperiamo. Le caratteristiche principali del follow-up scientifico sono 3: la consistenza, la scientificità e la velocità di azione. Consistenza, perché non posso consegnare un valore che ovviamente non esiste, non posso scriverti: ciao, hai letto i miei messaggi e basta. Devo sempre continuare ad aggiungere elementi specifici per lui. Scientifico, perché? Perché è una strategia sempre ottimizzabile. Più passa il tempo, più so effettivamente quali sono i migliori modi per fare un determinato follow-up. Come lo faccio a sapere? Facendolo e tenendo traccia delle mie attività. Velocità di azione, perché giustamente il mondo è rapido, il mercato è rapido, quindi bisogna giustamente stare sempre sul pezzo. Come ho detto prima, la regola dei 30 giorni. Se non lo faccio per un mese, mi si riverserà nei 90 giorni successivi, quindi non è che non funziona, l'ho semplicemente fatto male. Lo schema principale del follow-up scientifico è
approccio psicologico, quindi la base per iniziare la conversazione, e poi la chiusura, che noi abbiamo chiamato il post-mortem, ovvero la tecnica che noi utilizziamo per far capire al prospect che noi abbiamo fatto il nostro, che lui ha acquisito veramente tanto valore e che se non è il momento giusto per fare business insieme o per andare a analizzare maggiormente la sua situazione, continuiamo a dare il nostro valore e continuiamo a stare sempre sul pezzo. Il cuore del follow up scientifico, ed è la cosa proprio fondamentale, è il case study. Perché? Queste, diciamo, che sono le armi che abbiamo a disposizione: il case study, il white paper, il book, i webinar, i video, degli articoli. Se facciamo video su YouTube che sono il nostro contenuto, va benissimo quello. Se scriviamo degli articoli sul nostro blog, se operiamo per una rivista, se parliamo di un determinato argomento con qualcuno che poi ci pubblica, se viene fatto qualcosa, tutto ciò che è percepito come valore da parte del nostro utente finale, quindi del nostro prospect, deve assolutamente essere inserito nel nostro cinturone delle armi e poi consegnato ovviamente in maniera giusta, cadenzata. Il feedback è una delle cose più pazzesche che io ovviamente ho anche scoperto. Quello che il problema è che non sapevo chiederlo, ho notato questa cosa, cioè quando succedeva qualcosa, quando mandavo un case study, quando avevo bisogno di capire quali fossero i miei errori, ovviamente la parte più importante è chiedere feedback alla persona che abbiamo di fronte. Se c'è qualcosa che non va, se c'è un passaggio che magari è sfuggito, chiederlo in maniera precisa e diretta è l'unico modo effettivamente per ottenere una risposta. Come abbiamo visto prima, come faccio a studiare la mia nicchia? Prendendo il telefono, trovando il miglior modo possibile per andare in intervista con i commerciali, con gli imprenditori, con il mio target, e fargli una serie di domande per capire effettivamente come risolvere il loro problema. Lo schema quindi del follow-up scientifico è suddiviso in diversi passaggi, dove abbiamo il tuo burger, ovvero il pane è sempre lo stesso, ovvero approccio psicologico e il post-mortem. Ovviamente sono i due step fondamentali. Poi, come io compongo internamente il mio panino, ovviamente è qualcosa che dipende semplicemente da come io decido di utilizzarlo. Abbiamo le due strutture iniziali, poi abbiamo il top of mind. Il top of mind è un qualcosa che noi utilizziamo per tornare in cima alla sua casella di messaggi. Che cosa vuol dire? Se non erro, l'ha detto anche, ne stava parlando anche prima Matteo, dove io dico al mio prospect se si è perso il mio messaggio, se ovviamente c'è stato un qualcosa che l'ha sviato dal leggermi o dal propormi, lui potrà in questo modo, potrò io davvero tornare nella sua casella più alta dei messaggi, e quindi lui andando a leggere poi finirà anche per scusarsi e per continuare la conversazione con me. E quando succedono queste cose, solitamente è sempre il momento migliore poi per andare in call, quindi per proporla. Chiaramente noi qui lo abbiamo costruito in questo modo, ma ci sono vari tipi di follow up, anche più lunghi si possono, ecco, qui per esempio ne facciamo vedere alcuni e poi andiamo a spiegare nel dettaglio ogni singolo parte, ogni singolo tipo di messaggio con la struttura che le logiche che segue. Questo è uno dei nostri follow up che ha funzionato meglio, quindi nota di collegamento, approccio psicologico, top of mind, invio del case study, ai feedback e post mortem. Esattamente. Vai Matteo. Sì, no, ti rilanciamo la palla, Stefano. Qui ci sono nel dettaglio poi la struttura e le linee guida per ogni singolo. Questo è l'approccio psicologico, l'abbiamo già visto. Esattamente. Abbiamo lasciato una serie di esempi che ovviamente noi utilizziamo. Poi internamente un'azienda va a creare il proprio burger in base ovviamente a quelle che sono le esigenze specifiche. In questo modo però riusciamo ad andare, vai alla 72 Matteo per favore, in questo modo ovviamente riusciamo a portare il prospect da freddo a consapevole del proprio problema, dandogli sempre quelle che sono le armi, come attraverso il follow up scientifico. Quindi abbiamo dei case study che gli dimostrano l'efficienza e l'efficacia della nostra soluzione che risolve il suo problema, lo invitiamo a dei webinar, gli mandiamo degli articoli di settore, gli mandiamo tutto ciò che può avere e può dare valore a quella determinata nicchia che ovviamente abbiamo deciso. Esatto. I punti chiave del corteggiamento sono proprio sono la 74. Sì.
Lo facciamo vedere un attimo solo al volo gli schemi, le logiche di ogni singolo messaggio, ti va, Stefano? Certo, assolutamente sì. Questo è l'approccio psicologico, lo abbiamo già visto. Il top of mind è, visto che abbiamo chiesto un confronto e quindi non abbiamo presentato i nostri servizi, possiamo dire: ciao Andrea, guarda che, come detto, effettivamente mi interessa avere un confronto con te. Quindi ti scrivo per tornare giusto in cima alla tua casella di messaggi. Lo so che sei molto impegnato. E il nostro PS, quando è possibile, contestualizziamo. Andiamo a vedere se quel prospect ha fatto un'attività su LinkedIn, ha pubblicato qualcosa, e citiamogli una pubblicazione, diamogli un nostro punto di vista. Questo funziona moltissimo perché fa vedere veramente grande attenzione in un mondo in cui spesso tanti utilizzano le automazioni, i chatbot, e quindi stanno semplicemente andando a disturbare i prospect. L'invio del case study. L'invio del case study lo posso fare sia via mail che su LinkedIn. Ancora meglio se lo invio su tutti e due i canali, perché quando siamo collegati ci presentano l'email del prospect sul suo profilo. Quindi, ciao Marco, contestualizzazione. Ti spiego perché ti ho pensato e ti è venuto in mente. Banalmente, magari perché abbiamo visto qualcosa che lui ha pubblicato su LinkedIn o perché abbiamo ripensato alla sua situazione in quanto facendo parte di quella nicchia, quindi potrebbe avere quel bisogno. Quindi, descrivi brevemente il contenuto. Se qui noi conosciamo l'impatto, possiamo andare ad inserire le note, il numero effettivamente che capta l'attenzione, che attira la curiosità del prospect, prima che lui, che quindi lo invoglia a cliccare, a leggere, ad aprire questo documento. Perché lo dovrebbe leggere? Quindi gli spiego perché gliel'ho inviato, magari perché banalmente può fare un benchmark, quindi ci sono delle informazioni utili che abbiamo raccolto in N anni di attività e eccetera, eccetera, eccetera. Spieghiamogli, diamo valore a quello che stiamo inviando. E poi lasciamo un'azione chiara. Quindi sarebbe molto interessante avere un feedback su quello che è il tuo contenuto. E ringraziamo. Qui anche l'email, guarda, ciao Marco, provo a mandarti alcuni messaggi, ti ho inviato un case study. Definiamo sempre il ROI e il perché glielo stiamo inviando e glielo lasciamo anche via mail. Il feedback è molto semplice, quindi: ciao Andrea, hai avuto modo di vedere il case study che ti ho mandato? Mi piacerebbe ricevere un tuo parere. Dopo qualche giorno, magari, se non riceviamo nessun tipo di risposta. E poi il post-mortem. Questo è stata proprio una creazione di Stefano e è stato uno dei messaggi che ha funzionato meglio in assoluto per noi e per tanti clienti. Quindi, ciao Andrea, magari vedo che questo non è il miglior momento, immagino sarai impegnato in un miliardo di progetti. Se mi indichi un giorno più scarico, verso metà, tra un mese, due mesi, ti mando un calendar senza impegno, poi se uno di due è impegnato rimandiamo. Quindi, proprio per toglierci dai giochi. Ok. Ottimo. I punti chiave, quindi, del corteggiamento sono ovviamente la richiesta di contatto, l'approccio psicologico e quello che è il follow-up scientifico. Ovviamente, tutto questo, vai avanti nella slide, Matteo, per favore. Subito. Grazie. La riparte 1, ovvero la richiesta di contatto, quello che è il nostro consiglio è di inviare le richieste di contatto tutte in un giorno, inviando quindi il collegamento a tutti i prospect insieme, in modo tale che possiamo avere più chiara a livello mentale, ovviamente, quella che sarà poi la parte successiva da fare nei giorni. È semplicemente più ordinato, ovviamente. Se so che nel giorno 1 ho mandato 50 richieste di collegamento, so perfettamente che il giorno 3 devo andare a mandare l'approccio psicologico e così via, in modo tale che blocco, come diceva prima Matteo, un consiglio, blocco determinate ore, determinate fasce orarie e so che andrò a fare quella tipologia di attività. Non tutti i prospect ovviamente risponderanno, ma questo è normale, non bisogna né mai abbattersi se non rispondono, né tantomeno credere che non funziona quella tipologia di approccio. Prima di tutto perché è cadenzata nel tempo, come abbiamo visto, cioè il follow up va fatto in un mese. Stiamo comunque parlando di business grandi, cioè stiamo parlando comunque sia di approcci che vanno, che durano soprattutto nel tempo, quindi si deve creare il valore e la sinergia giusta per darsi il diritto ad aprire una conversazione. Una delle carte segrete che può essere utilizzata è quella dell'email. Per chi non le conosce, le email sono praticamente dei crediti che ci mette a disposizione LinkedIn, sono circa 60 al mese, dove anche se un prospect ha accettato la tua richiesta di contatto, quindi non ti ha dato, tra virgolette, il diritto di entrare in casa sua, può tentare quello che è un invio in email, ovvero un invio forzato di messaggio su LinkedIn. Quindi LinkedIn manderà, il messaggio destinerà il messaggio alla persona specifica, ovviamente.
La seconda parte è quello dell'approccio psicologico, quindi quanto tempo deve passare, diciamo che dalla richiesta dell'approccio psicologico, minimo 24 ore. Questa è la parte fondamentale. La seconda parte è quella di studiare bene il nostro prospect, ovvero se sta impostando le condizioni iniziali, quanto più riesce a personalizzare e contestualizzare il nostro messaggio, tante più risposte riceveremo nel corso del tempo, perché tanto più è reale il messaggio che gli abbiamo mandato. È come quando crei un post su LinkedIn. Ovviamente più sei reale, più quello che stai dicendo è qualcosa di contestualizzato e personalizzato, tanto più ovviamente riceverà interazione. I prospect non mi rispondono, anche se ad esempio ho personalizzato, queste sono alcune delle obiezioni che ci vengono sollevate, alcuni ti risponderanno, anche se la maggior parte ovviamente non lo farà. L'importante è semplicemente che il nostro messaggio abbia un senso, cioè noi dobbiamo parlare del prospect e portarlo sul nostro terreno di gioco, ma il messaggio deve essere indirizzato a lui. Da qui ovviamente poi tutto è in discesa, perché se abbiamo preparato bene le armi, se abbiamo studiato attentamente, come abbiamo detto prima, a questo punto riusciamo a fare un follow up preciso e scientifico in modo tale che riscaldiamo sempre di più il nostro prospect. L'ultima parte, ovvero quella del follow up, è dove riceveremo la maggior parte delle risposte, perché è con il tempo e con il lavoro continuo che ovviamente si va a spostare quella consapevolezza di cui abbiamo parlato. In questo modo, piano piano, il nostro prospect si diventa consapevole e viene nella nostra rete, e quindi poi riusciamo a lavorare attraverso i follow up, attraverso il valore, per portarlo nella nostra chiamata. Quanti sono i follow up che bisogna fare? Noi consigliamo sempre tra i 4 e i 6, però come abbiamo appena detto non è neanche importante la quantità, ma soprattutto la qualità del follow up. Quante sono le armi che ho a disposizione? Quanti sono i case study che ho preparato? Quanti sono i miei clienti soddisfatti? Cosa posso dargli continuamente di valore? Questo ovviamente dipende anche dalla tipologia di business. Se è un business in continua evoluzione, posso fornire valore continuo. Se è un business più statico, posso creare una metodologia di follow up, ovviamente, che sia più morbida e cadenzata nel tempo, ma che comunque tenda a scaldare il prospect. I punti chiave quindi del corteggiamento e dove si ricevono ovviamente quelle che sono le risposte, come abbiamo detto, sono la nota, l'approccio, il top of mind, il case study, la richiesta di feedback e il post mortem. Alla nota di collegamento è raro, anche se possibile, che qualcuno risponda. Abbiamo suddiviso le categorie di prospect in tre macrogruppi, che sono freddi, tiepidi e caldi. I freddi sono quelli che ovviamente hanno bisogno di molto tempo per acquisire valore e per consapevolezza del loro problema. I tiepidi sono quelli che tendono a risponderti all'approccio psicologico. Perché? Perché hanno voglia magari di confrontarsi davvero con noi, mentre quelli invece ovviamente i più freddi sono quelli che tenderanno a rispondere alla fine del nostro funnel, del follow up scientifico. Quindi i punti chiave che abbiamo visto di tutto il corteggiamento sono lo studio, la richiesta di contatto, il primo approccio, il follow up e la proposta di confronto, ovvero la parte finale. Quando percepiamo che il lead è abbastanza caldo, che la persona con cui stiamo parlando tende a risponderci e a stare quindi sul pezzo, a quel punto possiamo lanciargli, diciamo, la palla e andare in chiamata e poi ovviamente giocarci quelle che sono tutte le nostre carte, continuando ovviamente con il valore e analizzando sempre di più la sua situazione. Tutto dipende giustamente dallo studio. Un bonus che abbiamo deciso di presentare comunque oggi è quello del controllo strategico delle notifiche. Perché? Perché su LinkedIn ovviamente esistono tante tipologie di attività, si ricevono tante tipologie di interazioni, però poi effettivamente a livello strategico non sono in molti quelli che vanno a controllare quali sono stati i vari commenti, quali sono state le interazioni maggiori che si sono avuto, se qualcuno ripete, diciamo, il consiglio a determinati post. Quelle ovviamente sono tutte opportunità di business che le persone ci stanno lanciando, ma come giusto che sia, hanno bisogno di un gancio per essere portate nel nostro sistema, quindi per andare ad applicare la vendita. Una delle migliori, che tra l'altro è il motivo per cui io sono nato su LinkedIn, è proprio il comment selling. Il commento a me divertiva inizialmente, ma era un qualcosa di fantastico. Perché? Perché viene definito il messaggio 2.0, cioè se io attraverso il commento, sempre commento di valore, vado a dare
vado a dare un valore specifico a una determinata persona, non solo lo sto facendo per lui, ma lo sto anche facendo pubblicamente, quindi vengo anche visto da tutta la sua rete. Quali sono i vantaggi? Ovviamente la visibilità, la familiarità e la relazione. Quindi vado a creare relazione con questa persona, vado a crearmi familiarità, lui ricorderà il mio nome, quello che ho detto, sì, è un commento di valore, e soprattutto quindi andrò a dare più visibilità. Quando abbiamo deciso le persone con cui lavorare, ovviamente le persone con cui fare del business, noi diciamo sempre lasciare un consiglio è doveroso. Perché? Perché molte persone vanno a controllare le loro interazioni e quindi hanno la possibilità di ricordare maggiormente il nostro nome nel momento in cui andremo a scrivergli un messaggio. Le azioni che vengono fatte su LinkedIn quali sono? Le pubblicazioni, le interazioni, quindi consiglia e commenti e le condivisioni, i messaggi, le visite al profilo e le richieste di contatto. Le reazioni che vengono generate, ovvero le notifiche, sono le interazioni, le visite al profilo e successivamente le richieste di contatto. Quindi che cosa succede? Qual è, diciamo, il viaggio? Ci sono tutti i post in giro per il social, a un certo punto si legge una pubblicazione, si lascia un'interazione, si visita il profilo di quella persona e se poi si reputa adatta alla nostra rete, ovviamente si va a mandare la richiesta di contatto e si entra in confidenza, per così dire. Il controllo strategico delle notifiche ovviamente sono tutte opportunità di business che la maggior parte delle volte vengono lasciate al caso. Io una volta al mese, io, Matteo, tutti noi in azienda, prendiamo i nostri contenuti e andiamo ad analizzare quelli che sono gli insight, ovvero quali sono state le persone che hanno maggiormente interagito con me. Andiamo a fare una qualifica di quella persona, andiamo a vedere cosa fa, di cosa si occupa e poi in base a come, ovviamente lo studio che andiamo a fare, si prospetta, si va in chiamata, si manda un messaggio, si tenta un approccio psicologico e quindi si porta a fare business. La qualifica è quella che effettivamente abbiamo già detto, l'abbiamo già vista ampiamente, quindi come faccio a qualificare un prospect? Ovviamente se sotto al mio post mi mette consiglia con molte volte un docente, per dire, io sono ultra soddisfatto, ma effettivamente non posso andare a, tra virgolette, creare una vendita con quel target perché non è il mio target di riferimento. Poi, come a me succede tante volte, comunque chiedo una call, comunque vado in chiamata con queste persone perché io, vabbè, credo tanto nel valore, credo tanto nel confronto. Sintetizzato, il controllo strategico delle notifiche è controllare, qualificare, portare quegli account che fanno fit con il nostro target e con la nostra soluzione in lavorazione e poi applicare le regole di corteggiamento che abbiamo viste per andare in call e per creare la vendita e continuare questo ciclo fino a quando ovviamente non riusciamo a generare nel tempo una pipeline sempre piena e quindi abbiamo sempre opportunità di business. Non avere più quindi quell'ansia di dire ok, ma adesso non ho nessun contratto che si sta per chiudere, non so come ampliare il mio business, semplicemente applicare un processo che ovviamente avrà i suoi risultati nel lungo periodo. Quindi il nostro consiglio è quello di imparare l'arte del corteggiamento e iniziare, diciamo, ad approcciare con i nostri prospect e ampliare il nostro business. Ci tengo a ringraziare tutti per l'attenzione e se avete delle domande, noi saremo solamente felici di rispondervi. Allora, vedo che siamo andati ben oltre l'orario, quindi vuol dire che comunque è stato particolarmente interessante, insomma, la cosa. Io nel passare la parola al professor Galdenzi vi saluto e vi ringrazio per la vostra disponibilità, per la vostra presenza. Vi rinnovo chiaramente l'invito a visitare per chi è di fuori appunto del nostro network a voler conoscere un po' più da vicino la nostra realtà, la realtà di ANCI, l'Associazione Nazionale Consulenti d'Impresa, andando magari a visitare il nostro sito www.ancimpeitalia.org e magari, perché no, valutare l'idea di entrare a far parte della nostra grande famiglia attraverso l'iscrizione ad ANCIMP
che, ricordo, per tutto il 2021 non ha costi, quindi non ci sono quote di adesione. Vi ringrazio ancora una volta e passo subito la parola al professor Gianluzzi. Arrivederci a tutti. Grazie. Beh, sicuramente tantissime informazioni interessanti che forse avranno bisogno di essere un po' rielaborate, attendendo che si sedimentino nella nostra mente, aiutandoci a fare qualche riflessione in coerenza con quello che c'è stato detto. Chiaro, un argomento così articolato, così complesso, potrebbe meritare ulteriori approfondimenti, ulteriori riflessioni, specialmente dopo, come ho detto, che si sono elaborate tutte le informazioni che ci sono state fornite. Se questo, come sono certo, è stato di interesse, avremo magari occasione di riapprofondire dopo che i partecipanti, che ho visto sono rimasti presenti e costanti, quindi a testimonianza dell'interesse, avranno fatto, quindi perché no, invitiamo Stefano De Cubellis e Matteo Mirabella magari a rincontrare tutti i partecipanti, tutti i soci ANCIM partecipanti a questo seminario, per magari confrontarci questa volta con maggior consapevolezza sugli aspetti che si sono stati illustrati e sulle modalità con cui possiamo tutti noi utilizzare LinkedIn per migliorare i risultati delle nostre attività. Quindi grazie a tutti. Chiaro, se ci sono domande o altro, penso che i nostri gentilissimi relatori sono a disposizione, altrimenti ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Thank you.